siccome veniva sempre a trovarmi Montanarini, io li portavo a mangiare da, da Emilio Lignocchi. Sì, no? Sì, 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 sì. C'avevo lì una situazione con Emilio qua. Ci ho portato tutti. Fausto era sindaco, veniva, era legato a me, no, no, ma lì... e scriveva tutte le cose che succedevano. E così parlavamo, dice, ma perché più, non creiamo il liceo artistico? Per una, con Fausto, con Montanarini, dice, va bene, facciamo questo liceo. L'ho fatto tardi, vedi quando... E venne, la commissione era Romiti, che era amministratore dell'Accademia, così giri l'Italia. E l'architetto Fanella, che era stato mio professore al liceo artistico quando il suo, lui era assistente, il suo professore si chiamava D'Alessandro. Dopo che è successo questo, Fanella è venuto qui al Garden per 30 anni ancora, sempre. Allora Fausto Paci faceva il rappresentante, partiva il martedì mattina e tornava il venerdì. Allora dico, guarda che viene Fanella, così così, Montanarini combinato. Dice, li porti al faro, perché io non ci sto, io torno venerdì. Dice, fai mangiare, metti tutto sul conto mio. Allora andammo da Pino al faro, hanno mangiato. Alla mattina l'ho portato di fare con un moscolo bagno, tutto quanto. Poi siamo andati a mangiare. Quando era verso le 4, dice, dovevamo partire per Roma, facciamo sta relazione. Allora che dicemo? Allora l'architetto Fanella dice, diciamo che lì, le aule sono luminose, sono pertinenti. Cazzo, tutto. C'era go. No, non c'era niente. Siamo stati a Magnacco per partire. Ha fatto sta relazione che le aule... E si inaugurò il liceo artistico sotto Don Emilio, no. Sotto Don Enrico. Arriva Fiorita. No, prima Don Enrico. No, prima arriva Fiorita. Ah sì, la prima anno arriva Fiorita. La prima volta ci ha portato e dopo ci ha portato la Valamina. Sì, sì, arriva Fiorita. Eravamo studenti negli anni. Ho capito. Allora, capito com'è nata?